Avevo un po' di paura perché non sapevo bene cosa aspettarmi, non sapevo bene la risposta poi di questi bambini, avevo paura che si annoiassero, avevo paura che non riuscisse poi a nascere quell'amalgama che si è creata ora. Fare cinema a scuola non è un'esperienza che capita tutti i giorni. Se poi la macchina da presa diventa uno strumento concreto per promuovere l'inclusione sociale, allora il tutto diventa un'avventura unica. È questo il percorso innovativo proposto da A Tutto Cinema, il progetto promosso dalla Poti Pictures che vede al fianco dello staff della Casa Cinematografica Aretina gli alunni del convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo, con l'obiettivo di realizzare un cortometraggio. Gli attori con disabilità della Poti Pictures e i bambini della terza A sono già al lavoro dallo scorso ottobre. Una prima fase di conoscenza nella quale i più piccoli hanno appreso le basi della recitazione. Stiamo lavorando proprio sul personaggio, sui personaggi della storia, però ecco, la storia è ben definita a questo punto, si tratta proprio di calzare il personaggio alla scena. Questo progetto è un reale valore aggiunto e vogliamo che questo entusiasmo, che questa energia possa contaminare tutta la scuola e grazie ai lavori che molte persone vedranno contaminare, nel senso positivo ovviamente, tutti coloro che vedranno l'energia dei nostri ragazzi. Tra i partner coinvolti c'è anche Wicked Days, l'esperienza multidisciplinare interamente dedicata al mondo dei bambini e degli adolescenti. Ad attendere la compagine guidata dal regista Daniele Bonarini, un intenso mese di shooting per poi arrivare alla premiere di giugno. Intanto altre novità sono in cantiere per la realtà aretina specializzata nella produzione di pellicole sociali. Poti Pictures Shorts è il titolo dell'evento che si svolgerà venerdì 4 marzo a partire dalle 21 nella splendida cornice del Teatro Petrarca di Arezzo e all'interno del quale verranno proiettate le ultime produzioni.